aumentare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, questo è l'obiettivo dei numerosi progetti attivati nell'anno scolastico 2013-2014 presso il primo circolo didattico Carducci Borsellino di Mesagne. Arte, musica, teatro, fotografia, lingua inglese, alcuni degli ingredienti delle numerose attività portate avanti dagli alunni della scuola primaria mesagnese, diretta dalla dirigente scolastica, la dottoressa Maria Arcangela Colucci. I bambini, coordinati dagli insegnanti e dagli esperti, hanno dato vita poi ad uno spettacolo conclusivo dal nome La Bella e la Bestia, che ha avuto luogo in due giornate, il 5 e il 6 giugno del 2014, presso il cortile interno del plesso Carducci. Dopo diversi mesi di lavoro, un lavoro sicuramente intenso, articolato, che ha coinvolto non soltanto i docenti, ma anche e soprattutto gli studenti, sia della Carducci che della Borsellino, si arriva a queste serate, quelle conclusive, in cui possiamo dire si traccia un po' il bilancio di quello che si è fatto. Intanto vogliamo un po' parlare dei progetti entrando nel dettaglio. Come si è lavorato e su cosa in particolare? Sì, i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo sono progetti che hanno la loro origine all'interno di una scheda di autodiagnosi della scuola. Si fa una sorta di bilancio di quelle che sono le criticità e di quelli che invece sono i punti di forza. Laddove si riscontrano delle criticità, il Fondo Sociale Europeo alle regioni del cosiddetto obiettivo convergenza, che sono la Puglia, la Calabria, la Campania e la Sicilia, dà la possibilità di accedere a dei fondi. Le criticità che sono state riscontrate in questa scuola nello scorso anno erano riferite soprattutto al discorso della dispersione scolastica, una dispersione che per la scuola primaria non è una dispersione intesa come assenza o non frequenza della scuola, e più che altro qualcosa di più serpeggiante è l'insuccesso scolastico. E anche a volte il vivere in solitudine da parte del bambino, le cose che non vanno e gli apprendimenti che non riesce a conseguire. Ragion per cui è stato stilato questo piano integrato degli interventi. Gli interventi che sono stati realizzati quest'anno quindi fanno capo all'obiettivo L'obiettivo C1, che è proprio per il miglioramento delle competenze di base. All'interno dell'obiettivo C1 due percorsi sono stati di lingua inglese per bambini di terza e di quarta classe, la classe al completo, e un altro invece, l'obiettivo C1 coro, invece per i bambini della scuola Borsellino, le terze, le quarte e le quinte classi. Si è trattato quindi di recuperare proprio abilità di base, in questo caso le abilità linguistiche, lingua L2, e le abilità anche corali, musicali. Invece poi l'azione F1, che è la più ponderosa, il grande contenitore e di cui avremo tra l'altro stasera un saggio, è riferito all'azione che ha proprio come obiettivo il contenimento della dispersione scolastica. All'interno di questo F1 ci sono 7 percorsi. Uno è stato dedicato proprio ai genitori dei bambini, che quindi hanno potuto frequentare insieme ai loro figli un percorso a sé stante, che è stato finalizzato alle relazioni psicologiche, alla relazione all'interno della famiglia. Poi un altro percorso di danza terapia, sempre per i genitori, e poi un corso di sartoria finalizzato proprio a realizzare gli abiti per la rappresentazione della Bella e la Bestia. Questo vuol dire che PON rappresentano un'opportunità non soltanto per i bambini ma anche per i genitori. Certo, perché la scuola chiaramente non guarda solo al bambino, guarda al tutto l'ambiente che gli sta intorno, e naturalmente la famiglia costituisce la nostra interlocutrice primaria, proprio perché per realizzare un buon prodotto, e mi passatemi il termine aziendale, però è necessario proprio che il lavoro venga fatto anche con le famiglie, necessariamente. Stiamo vedendo l'entusiasmo dei bambini, però siamo curiosi di sapere i genitori come ne hanno reagito a questi progetti.
progetti? I genitori chiaramente sono stati molto vicini a noi, perché per i genitori questo è un momento anche di grande emozione. Naturalmente è un percorso, cioè il prodotto, quello che vedremo stasera, è soltanto l'ultimo tassello. Si tratta di una forma di educazioni, cioè noi abbiamo proceduto in questo senso. Le educazioni, educazione per esempio al teatro, educazione alla musica, educazione alla coralità, educazione alla fotografia, educazione al colore, al disegno, all'arte in genere. Ecco perché i genitori sono stati vicini a noi, ci hanno seguito passo passo e hanno realizzato con grande pazienza per i loro figli anche degli ottimi prodotti, perché poi in effetti parte della scenografia, gli abiti, i costumi sono stati proprio realizzati dalle mamme, quindi indubbiamente un ottimo successo a quanto pare. Non è la prima volta che si trova a lavorare con i ragazzi di questi due plessi, ci riferiamo a Borsellino e Carducci, sicuramente è un'esperienza però che diventa sempre nuova, perché comunque anche gli stimoli diventano diversi lavorando con altri ragazzi, è così? Certo, con il gruppo della Borsellino ho avviato questo progetto ben 3 anni fa, quindi si tratta di una sorta di consolidamento di un progetto già preesistente. Ho avuto invece l'opportunità di confrontarmi con un nuovo modulo, e che il modulo Musicando, Giocando, Emozionando. È stata un'esperienza davvero esaltante, perché i bambini di questo modulo, pur non conoscendomi, sono entrati immediatamente in empatia con la mia persona, per cui ho lavorato con grande serenità e con grande piacere, e colgo l'opportunità per ringraziare anche questi bambini, oltre che i bambini del modulo coro. Inglese scenografia, due depon di questo progetto così articolato che ha coinvolto tanti bambini dei due plessi, Borsellino e Carducci. Qual è l'entusiasmo dei bambini registrato in questi giorni, in queste settimane anzi? Allora, i bambini sono stati entusiasti di queste iniziative, hanno partecipato attivamente. Devo dire, innanzitutto mi presento, sono Simona Ceramicola, sono in qualità di tutor, ho partecipato sia al PON English to Grow Up, realizzato con le classi terze, la terza D della Giuseppe Carducci, e il PON Penso Faccio Coloro di scenografia, insieme a bambini di varie classi, terze, quarte e quinte, sempre del plesso Giuseppe Carducci. Quanti giorni utilizzati poi per dare vita, insomma, al progetto e ai risultati che abbiamo visto? Allora, i bambini hanno seguito un percorso di 30 ore, sia per quanto riguarda English to Grow Up e sia per quanto riguarda Penso Faccio Coloro. Questo percorso è iniziato nel mese di marzo e si concluderà tra oggi e domani. Oggi e domani saranno effettivamente considerati come delle verifiche finali. I bambini sono stati sempre partecipi, e per quanto riguarda inglese si è puntato sul potenziamento della conoscenza della lingua inglese, fatto attraverso soprattutto attività ludico-creative. Si è puntato sulla musica, il canto e sul total physical response. Devo dire che è stata una bellissima esperienza. Ed una bella opportunità. È una bella opportunità sia per noi e sia per i bambini. E spero che in futuro ci sarà la possibilità di effettuare esperienze simili. Lavorare con i bambini com'è, prima di tutto?
È una bella domanda. No, sicuramente è molto entusiasmante. Lavorare con tanti bambini è bellissimo. Questo progetto è stato molto bello perché è stato molto ampio, con molte competenze distribuite fra insegnanti diversi. Comunque sono contento. Un'occasione per avvicinare i ragazzi al teatro? È un'occasione per avvicinare i ragazzi al teatro, per comprendere i meccanismi delle responsabilità collettive, per stare insieme, imparando cose nuove e divertendosi. Con qualche difficoltà, quale? È il numero, quando sono tanti sicuramente molte energie si disperdono, però vabbè, tutto fa esperienza. Sicuramente un'esperienza nuova la farei con qualche cambiamento, piccolo cambiamento. Cosa vedremo sul palco, che tipo di rappresentazione, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma questo è uno spettacolo di teatro musicale, quindi musica, canto, danza, recitazione, tutto insieme, quindi questa è, diciamo, la caratteristica principale. Non si fanno molti spettacoli di questo genere, quindi insomma è una cosa abbastanza nuova. Abbiamo visto i bambini emozionati, pronti a salire sul palco a dare del proprio meglio, ed è bello anche questo. Sì, ripeto, questa è un'esperienza sicuramente non per imparare a recitare o imparare a ballare o a cantare, però sicuramente a esibirsi in un gruppo, quindi a confrontarsi, a imparare, a vedere cose nuove. Questa, diciamo, è la finalità principale. È bello vedere in questa serata conclusiva, una delle due serate, l'entusiasmo di questi ragazzi che hanno partecipato così attivamente, così come le insegnanti ovviamente, a questi progetti. Tanti progetti, altrettanti insegnanti che si sono dati da fare ovviamente, con tanto impegno, ma vedere poi l'entusiasmo forse ripaga anche di quello. Sì, sicuramente le fatiche sono state tante. Le possibilità però che questi progetti danno sono anche altrettanto numerose e sicuramente positive per i bambini. Perché mettono fuori quelle che sono magari le loro attitudini nascoste. Attraverso questi progetti invece vengono a galla e vengono valorizzati per quello che in realtà valgono. Ad esempio l'amore per la fotografia. Sì, l'amore per la fotografia è stata veramente una scoperta. Non ci scommettevamo all'inizio, ma l'entusiasmo dimostrato, ma anche l'impegno con cui hanno seguito il corso, ci ha ripagato anche di questo dubbio che avevamo all'inizio. Uno soltanto dei due progetti che lei curava? Io sono stata tutor nel progetto solo con un click, e poi l'altro progetto è Guardiamo oltre le apparenze, è un progetto, un laboratorio teatrale che ha tenuto conto proprio delle attitudini che i bambini avevano, delle loro emozioni, e hanno messo in pratica poi attraverso la rappresentazione ciò che sentivano. Integrandosi e socializzando. Sì, sicuramente sì, questo è stato proprio un alto grado di gradimento anche, direi, di tutto questo. E voi bambini siete stati anche impegnati nella realizzazione della scenografia. Vogliamo entrare nel dettaglio? Come è andata, insomma? Bene, è stato molto divertente. È stato molto divertente. Mi ho fatto le case, la biblioteca, il bosco, il castello. Abbiamo fatto anche il bosco pure. La libreria anche. Ma come si è articolato il lavoro? Cioè durante l'anno che tipo di impegno c'è stato da parte vostra? Un impegno molto forte, quasi ogni volta alla settimana ci vedevamo, giocavamo, scherzavamo, ci divertivamo, ma ci voleva anche tanto impegno. Adesso è una soddisfazione vedere la vostra scenografia qui sul palco? Sì, anche se non facciamo niente, alla fine ci siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Quindi vi esibirete questa sera dopo diversi mesi in cui vi siete impegnati a lavorare su questi progetti? Sì, ci siamo incontrati diversi giorni, molte ore di lavoro per comunque sia per realizzare insomma questo spettacolo. Quindi è la prima volta che ti cimenterai a ballare, oppure è comunque una passione che avevi già? Più o meno sì, era una passione che avevo già, poi ho cambiato, però voglio ricominciare. Siete emozionati stasera? Sì, siamo abbastanza emozionate. Vedere qui i genitori, gli insegnanti che vi hanno seguito, dà un certo effetto, insomma. Sì, vabbè, comunque sia, ci emozioniamo molto. Ancora una volta, dunque, questa è la dimostrazione, si vede come poi il PON rappresenti un'opportunità non soltanto per i bambini ma anche per i docenti, un modo continuo di formarsi su tante materie e su tanti modi anche di fare spettacolo, vediamo oggi. Sì, un'esperienza, devo dire, veramente bella, positiva. Per noi in realtà come coro si è trattato di un consolidamento, di un percorso che era già cominciato da un paio d'anni. Il percorso PON è stato poi l'occasione per
per rinforzare e sicuramente migliorare tutte le performance dei nostri alunni, che veramente hanno vissuto dei bei momenti, sia dal punto di vista affettivo e relazionale, perché cantare in un coro significa sviluppare anche questo tipo di obiettivi, e poi dal punto di vista tecnico, perché con l'esperto di musica si è andati a avviare questi bambini alla conoscenza del linguaggio musicale e proprio a entrare nello specifico di come si canta in un coro dal punto di vista della respirazione, della postura, dell'ascolto, della concentrazione. Quindi finalità che sì, attengono alla musica, ma sicuramente a tutte le discipline, a tutte le altre obiettivi. Ragazze, siete pronti per andare in scena? Sì, penso di sì. Vi siete preparate bene? Com'è andato? Sì, ci siamo preparati tutti questi mesi. Per poi farci vedere cosa sul palco? La Bella e la Bestia è uno spettacolo in cui, vabbè, penso che tutti i bambini conoscono. Anche tu sei pronta? Cosa farai sul palco? La teiera. Sei emozionata? Ti vediamo un po' in ansia. Sì, molto. Il fatto di vedere magari i genitori qui tra il pubblico, sicuramente è quello. Pure per vedere tante persone, così. Ma com'è stato lavorare con gli esperti, con i docenti, durante non solo le ore scolastiche ma anche extrascolastiche, così? Interessante, abbiamo scoperto tante cose. Avete imparato qualcosa in più grazie a questi PON, è vero? Sì, abbiamo imparato come parlare meglio al pubblico senza vergognarci. E avete anche imparato ad indossare un microfono, vero? Sì. Ci sentiamo persone più importanti, sentiamo attori veramente veri. Attori. I suoi abitanti, vergognandosi dal suo aspetto deforme, la bestia si chiuse nel castello con uno specchio magico come unica finestra sul mondo. La rosa che aveva offerto era veramente una rosa incantata che sarebbe rimasta fiorita per molti anni. Perso ogni speranza. Chi avrebbe mai potuto amare? Una bestia. Seconda giornata di spettacolo presso la Carducci di Brindisi, dopo diversi mesi nel corso dei quali le insegnanti sono state comunque impegnate nella preparazione. Oggi vediamo il risultato, intanto vogliamo parlare un po' di come è andata, soprattutto per quanto riguarda il suo di PON. Il percorso è stato valido perché comunque ha risposto a quelle che sono le finalità dei percorsi PON, così come sono state sfruttate in modo particolare l'F1, che si rivolge ad un particolare tipo di utenza con delle esigenze particolari. Quindi è stato valido, i bambini vi hanno preso parte con entusiasmo, convinzione, stimolati anche, sicuramente, dal fatto che l'esperto è stato talmente coinvolgente che, al di là del portare in scena un discorso teatrale, hanno avuto la capacità di familiarizzare e di portarli su, non come attori, ma cercando di solleticare la loro spontaneità. Ecco, quello che ho visto è la spontaneità, la semplicità, la capacità di veramente di esprimersi con dei linguaggi gestuali, mimici e oltre che verbali. Com'è stato lavorare con questi bambini? Bellissimo, mi sono trovata benissimo perché loro hanno appreso immediatamente
e tra l'altro hanno messo anche dell'oro, perché l'idea era quella di fare degli esperimenti di danza e poi trarre da quello che loro riuscivano da soli a tirare fuori. E tante volte hanno scelto un personaggio e hanno deciso loro come far muovere questo personaggio. Quindi uno degli obiettivi rimane quello della creatività. Esatto, assolutamente. Prima delle sequenze, dei passi da insegnare, sicuramente la creatività del bambino. C'è stata qualche difficoltà? Forse coordinarci tra di noi, con gli altri, però per fortuna l'abbiamo superata e è andato tutto bene. E oggi vedremo i risultati sul palco. Sì, speriamo bene. Una delle insegnanti impegnate durante l'anno in un progetto previsto appunto da IPON, vediamo l'entusiasmo dei ragazzi, ovviamente è palpabile, ma quanto impegno poi c'è dietro, quanto lavoro dietro la giornata di oggi? Sicuramente tantissimo. I bambini coinvolti nel progetto di cui io sono stata tutor, insieme all'esperta Federica Maruccia, i bambini sono stati, dicevo, circa 21-22, ma tutti molto entusiasti, hanno fatto un'esperienza che ha visto al centro dell'attività il movimento del corpo, e attraverso questo movimento loro hanno avuto occasione di poter esprimere la loro creatività, espressività, sia in relazione al proprio corpo che al rapporto con gli altri, perché sono stati impegnati nel gioco di ruoli e quindi a dover muoversi con il corpo nello spazio in relazione prima all'altro, quindi un lavoro di coppia, e poi in relazione al gruppo di squadra, per fare un lavoro di squadra, tant'è vero che poi alla fine del percorso, naturalmente stimolati dall'esperta, hanno realizzato delle bellissime, noi crediamo, coreografie, che magari non saranno di alto livello, no, artistico, però comunque sia loro hanno espresso il loro modo di pensare la foresta, i ruoli all'interno della foresta, che è l'ambiente in cui che hanno cercato di rappresentare della favola della Bella e la Bestia. Noi crediamo che sia riuscito come progetto, perché comunque ciascuno di loro ha potuto esprimere il suo punto di vista, come il titolo del progetto, però relazionandosi con lo spazio, con gli altri e naturalmente anche con gli adulti, perché si sono lasciati molto guidare, e quindi questo è stato un bel gioco di squadra, ecco. Ovviamente impegnato in questo PON ci sono stati anche i genitori, sicuramente un'esperienza diversa, entusiasmante, perché il lavoro sui ragazzi si vede, lo vediamo sul palco, ma quello dei genitori lo abbiamo forse percepito anche attraverso il lavoro stesso dei ragazzi, è così? Sì, è vero, è così. È stata un'esperienza bellissima, infatti io ho seguito il gruppo dei genitori, il PON previsto per i genitori, e che fa sempre parte dell'obiettivo F sezione 1. E ha avuto proprio come titolo Genitori, non si nasce, si diventa. È stata un'esperienza bellissima, perché ho visto la presenza anche di tre esperti, uno psicologo, un esperto di danza terapia e un costumista. Ecco, lo psicologo che ha affrontato i problemi soprattutto dell'età evolutiva dei bambini, dei loro problemi, e ha sollecitato i genitori ad osservare bene questi loro figli per capire i sentimenti, i comportamenti, le emozioni, per meglio guidarli per crescere, insomma, dei bambini più attenti, più sensibili. E per quanto riguarda invece la danza terapia, è stata un'esperienza nuova per tutti i genitori, però è stata molto interessante, perché sono stati guidati i genitori ad avere più coscienza e conoscenza del proprio corpo, delle loro emozioni, attraverso proprio le tecniche della danza terapia e del rilassamento corporeo. E in più poi il costumista, infine, che ha aiutato i genitori a creare i bozzetti, i costumi e tutto quanto serve per la realizzazione finale. Ma quando nulla distinge ancora, la principessa della luna sparisce e rivela una bellissima fata. Il principe tentò di scusarsi, ma era troppo tardi, perché lei aveva capito che non c'era amore nel suo cuore. Per punizione lo trasformò in un'orribile bestia e lanciò un potente incantesimo sul castello e su tutti i suoi abitanti. Vergognandosi del suo specchio deforme, la bestia si chiuse nel castello con uno specchio magico come unica finestra sul mondo. La rosa che gli aveva offerto era veramente una rosa incantata che sarebbe rimasta fiorita per molti anni. Se avessi
avessi imparato ad amare, a farsi amare, che l'ultimo vetro fosse caduto, allora l'incantesimo si sarebbe spezzato. Altrimenti sarebbe stato condannato ad essere una bestia per sempre. Col passare degli anni cadde nell'angoscia e perse ogni speranza. Chi avrebbe mai potuto amare una bestia? Allegramente la figlia. Bella la provincia, a Bella non piaceva stare in quel piccolo paesino, le sognava qualcosa di diverso. Il tappeto